tutte le polveri, il gas, le stelle più antiche, troveremmo qualcosa di davvero spaventoso. Un luogo in cui le normali leggi del tempo e dello spazio non contano nulla. Nel cuore della Via Lattea, e forse di ogni altra galassia, si nasconde un mostro enorme, dall'appetito insaziabile. Una belva da cui non c'è alcuna via di scampo. Nel nucleo della nostra galassia, la Via Lattea, c'è una regione dalla quale nulla sfugge. Questo è il punto di non ritorno. Un buco nero di proporzioni gigantesche. Si tratta di un corpo celeste che ha una massa enorme, concentrata in uno spazio molto piccolo. E la sua forza gravitazionale è tale che nemmeno la luce ha energia sufficiente a sfuggirgli. Possono formarsi in due modi differenti. Nel primo caso, un'enorme stella esplode alla fine del suo ciclo vitale. E il suo nucleo collassa in un buco nero. Oppure ci sono quelli enormi situati proprio al centro delle galassie. Ma quanto enormi? La loro massa è quasi 4 milioni di volte quella del Sole. A volte i buchi neri inghiottono intere stelle, scatenando enormi esplosioni chiamate lampi di raggi gamma. Per emettere un raggio gamma, un oggetto deve raggiungere una temperatura di miliardi, se non addirittura di trilioni di gradi. Quindi è qualcosa di incredibilmente caldo. In alcuni casi le galassie sono lontane anche 10 miliardi di anni luce. E i lampi di raggi gamma sono così luminosi che se avessimo un binocolo e scrutassimo la giusta posizione del cielo al momento giusto, potremmo notare un bagliore residuo lasciato da questa enorme esplosione. Con un semplice binocolo possiamo osservare qualcosa che è avvenuto a 10 miliardi di anni luce di distanza. Vi rendete conto di quanto devono essere potenti quelle esplosioni? Se al centro della Via Lattea c'è un immenso buco nero, è possibile che ce ne siano di simili nel nucleo di tutte le altre galassie? Grazie all'osservazione di quelle a noi più vicine, abbiamo scoperto che la maggior parte sembra avere al centro un gigantesco buco nero, grande milioni o persino miliardi di volte il nostro Sole. Sembra una caratteristica tipica di ogni galassia. I buchi neri inghiottono materia. Ma si ritiene che meno dell'1% del nostro universo sia composto da materia osservabile come quella che forma le stelle, i pianeti, i gas e le polveri. Dunque, in che cosa consiste davvero la stragrande maggioranza dell'universo? Di cos'altro sono composte le galassie? Gli scienziati ipotizzano che si tratti di una misteriosa sostanza, la materia oscura. È qualcosa di straordinario. Sappiamo che esiste. Sappiamo che esercita un'attrazione gravitazionale. Una delle prove più evidenti della sua esistenza è che le galassie a spirale girano molto più velocemente di quanto dovrebbero. Questo segnale dimostra che qualcosa di invisibile ne incrementa la velocità.
professor Richard Ellis della Caltech ha sperimentato una nuova tecnica per creare una mappa tridimensionale dell'universo che comprenda anche la materia oscura. Dai dati dinamici emerge il primo indizio che nell'universo c'è molta materia oscura. Possiamo individuarla anche grazie a un fenomeno molto interessante che era stato previsto da Einstein e che oggi è un concetto molto usato in astronomia. Si chiama lensing gravitazionale. La materia oscura deve alla luce che la attraversa, proprio come un pezzo di vetro ricurvo. Quando riusciamo a notare la segnatura di questa deviazione dei raggi di luce, ne deduciamo che è presente in grande quantità. Non è necessario osservarla in maniera diretta. La materia oscura non brilla, ma possiamo intuirne la presenza dall'effetto che ha sui raggi di luce che le passano attraverso. Possiamo disegnare mappe sulla sua distribuzione anche senza vederla direttamente. Perciò, un ulteriore vantaggio del lensing gravitazionale è che funziona come una lente di ingrandimento. Se si osserva un oggetto con la lente, sembra più grande e luminoso di quanto sia in realtà. Perciò, a pensarci bene, è come un telescopio naturale nello spazio. La materia oscura gioca un ruolo centrale nella nascita e nella vita evolutiva delle galassie. Ma c'è un'altra forza che in parte è responsabile per la loro crescita. A causa di un fenomeno che ben conosciamo, l'espansione del cosmo, le galassie si stanno allontanando dalla nostra. Ma se l'universo si sta espandendo, cos'è che lo spinge? L'unica risposta che gli scienziati hanno saputo dare è l'esistenza di una misteriosa energia oscura. Per certi versi, l'energia oscura è persino più strana della materia oscura. Man mano che il tempo passa, costringe l'universo ad espandersi sempre più velocemente. Negli ultimi miliardi di anni, questa espansione, iniziata col concepimento dell'universo, ha subito un'accelerazione. Questo perché l'energia oscura all'origine del movimento è in costante aumento. Di solito, man mano che cresce la distanza che separa le galassie tra loro, diminuisce la forza gravitazionale che le attrae reciprocamente. Perciò, invece di esercitare un'attrazione gravitazionale, invece di rallentare l'espansione dell'universo, l'energia oscura la sta accelerando. E lo sta facendo da circa 4 o 5 miliardi di anni. Forse tra un miliardo, forse tra un trilione di anni, l'umanità conoscerà le conseguenze che i buchi neri, la materia e l'energia oscura avranno sul proprio destino e su quello dell'universo. Quando una stella si avvicina troppo al buco nero che si trova al centro di una galassia, scoppia il caos. Si tratta di una delle scoperte della missione Galaxy Evolution Explorer, il GALEX. Si tratta di un telescopio a ultravioletti che appunto osserva l'universo sulle frequenze dell'ultravioletto. Queste lunghezze d'onda sono molto utili per lo studio di stelle molto giovani e della formazione di corpi celesti nelle galassie, quando l'universo aveva metà dei suoi anni. Parliamo di miliardi di anni fa. Inoltre ci serviamo dell'ultravioletto anche per osservare questi lampi luminosi causati dall'assorbimento di una stella da parte di un buco nero. Quando ciò accade, la stella perde coesione, viene fatta a pezzi e il gas che contiene viene inghiottito. Una parte viene espulso ad altissime velocità, ma una parte sarà assorbita.
e per questo raggiungerà temperature elevatissime, emettendo un bagliore luminoso di ultravioletti e di raggi X. Grazie al telescopio Galax, Susie Ghezzari e altri ricercatori hanno potuto osservare questo evento straordinario a 4 miliardi di anni luce di distanza. Presto, Galax, Hubble e l'osservatorio Spitzer avranno un nuovo vicino, progettato per catturare nuove immagini di altre galassie. Il lancio del telescopio spaziale James Webb è previsto per il 2013. Sarà in grado di esplorare lo spettro infrarosso come mai prima d'ora. Usando questo gioiello tecnologico, gli scienziati sperano di poter guardare oltre le polveri e le stelle che oscurano la nostra visuale del centro della Via Lattea e di avere un quadro più completo non soltanto della nostra galassia, ma anche di tutte le altre. Il telescopio spaziale James Webb si differenzia dall'Hubble in due particolari. Prima di tutto è più potente perché è dotato di uno specchio più grande. In secondo luogo opera lunghezze d'onda infrarosse lievemente più lunghe. Quello che l'Hubble e il Webb hanno in comune è la capacità di osservare al di là della turbolenza atmosferica che impedisce agli astronomi di ricavare immagini del cielo perfette al 99%. L'atmosfera terrestre è un elemento di disturbo. Offusca le immagini delle stelle. Se il nostro pianeta ne fosse sprovvisto, vedremmo dei punti perfetti. Ma si trasformano in chiazze indistinte perché la luce che le passa attraverso viene distorta. Ci sono due modi per ovviare al problema. Uno è di andare nello spazio, l'altro è di piazzare un telescopio a terra con un'angolazione fissa per eliminare gli effetti di questa turbolenza. La chiamiamo ottica adattiva. Questa tecnologia misura l'immagine di una galassia dal modo in cui la sua luce si riflette su un altro oggetto illuminato, come una stella vicina piuttosto brillante. Una rilevazione di solito richiede migliaia di misurazioni al secondo, per questo serve un punto di riferimento molto luminoso e la maggior parte delle stelle non lo sono abbastanza. In osservatori come quello di Keck alle Hawaii, l'ottica adattiva sfrutta un raggio laser per contribuire a creare la luce necessaria per le istantanee. Lo si può puntare in qualunque parte del cielo, così invece che un misero 1% possiamo osservarne la quasi totalità a grandissima risoluzione. Ed è possibile ottenere immagini da 10 a 20 volte più nitide rispetto a un telescopio tradizionale. Naturalmente è solo un altro dei gioielli tecnologici progettati per accorciare le incredibili distanze che ci separano dalle galassie aliene. Ovviamente nell'universo ci sono corpi celesti molto più grandi della Terra, più vasti del nostro sistema solare, più sterminati della nostra stessa galassia. Il fatto che la Via Lattea sia soltanto una delle centinaia di miliardi di galassie dell'universo osservabile ci fa capire che facciamo parte di qualcosa di molto più vasto del nostro piccolo pianeta. Ci piaccia o no, è questo il nostro posto nell'universo. Un misero granello disperso nello spazio. Un puntino verde e blu. Una minuscola oasi di vita che nuota in uno sterminato oceano di galassie.